detto giustamente Fiorenza è uno strumento che nasce e si diffonde in Italia, nasce in epoca barocca, infatti la forma rimanda allo stile seicentesco ed è sopravvissuto fino ai giorni nostri attraverso il lavoro degli artigiani appartenenti al mondo contadino. E in questo modo è come se fosse stato messo in un congelatore ed è arrivato fino a noi, contrariamente ad altri strumenti coevi come il liuto, la viola da gamba, il clavicembalo, che storicamente sono andati scomparendo. Questo ci è arrivato così come è nato. È uno strumento che dobbiamo ancora descrivere perché insomma è poco conosciuto. Il nostro lavoro, come quello anche di chi ci ha preceduto con Musica Nova e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, gruppi che vedono come cofondatore proprio Carlo D'Angiò, insomma l'intento è anche quello di diffondere e far conoscere questi strumenti che difficilmente vedremo in televisione o nei circuiti istituzionali. Questa adesso ci ho ascoltato una tarantella di mia composizione distintiva, che è dedicata a una delle prime tarantate filmate negli anni 50, che si chiamava Maria di Nardò. Thank you.